Benvenuti, come promesso vi spiego come installare già un ambiente Java, un ambiente Java di sviluppo, quindi un JDK, un Eclipse, che è l'ambiente che permetterà poi di costruire in maniera semplice i programmi Java, e il tutto ci servirà poi per fare delle applicazioni Android. Quindi la prima cosa in assoluto è che bisogna scaricare un Java SDK. Il Java SDK è la parte che permette proprio di compilare. Cerchiamo in Google Java SDK download, abbiamo un Java SE download, ok, e qui scarichiamo il JDK. Il JDK, vedete che il development kit 6U21, facendo il download abbiamo dopo un certo tempo congruo ci scaricherà un'applicazione che lanciandola ci farà partire il nostro Java. Qui dobbiamo selezionare, siamo su Windows. Questo è opzionale, non c'è bisogno, quindi facciamo continue. A questo punto abbiamo 75,91 MB da scaricare. Lo scarichiamo. E vedete, abbiamo il nostro programma scaricato. Nel frattempo, per portarci avanti, scarichiamo anche Eclipse. Google.com, cerchiamo Eclipse download, e i download di Eclipse dobbiamo scaricarci la versione più semplice Java. Quindi questo qui, 99 MB Eclipse IDE for Java Developers. Quindi clicchiamo Windows 32-bit. E cliccando qua abbiamo i nostri, anche lui che si sta scaricando. Ok, è arrivato JDK, lo apriamo e abbiamo una serie di mascherelle che ci permettono di installarlo. Scusate, questo era Eclipse che è arrivato. Comunque le mascherelle invece di Java ne diciamo il default, di solito ci dice dove si installa. Quindi in questo caso ci installa su Windows 7 sotto C Program Files x86 Java JDK 16021. Questo eventualmente ve lo marcate se per caso la vostra macchina ha più installazioni Java. Se è l'unica che avete fatto, forse non è neanche il caso di segnarla. Comunque, segnarsela non fa mai male. Facciamo Next, quindi abbiamo l'installazione del kit 6 update 21 che ci impiega un pochetto. Quindi vedete che si sta installando tutte, si sta estraendo le sue cose. Ok, quindi è installato, finish. Quindi così abbiamo installato il JDK. Quando avete finito l'installazione, aprite una finestra terminale e appunto andate su dove è stato installato il programma per sicurezza, quindi nel nostro caso C Program Files x86 Java JDK 16021 bin, e qua potete fare java-version per sapere la versione della macchina virtuale e java-c-version per avere la versione del compilatore. Importantissimo, queste due cose devono funzionarvi, se non vi funzionano, se vi danno degli errori, vuol dire che ci sono dei problemi. A questo punto andiamo avanti e proviamo a installare Eclipse. Per installare Eclipse, quando aveva finito lo scarico, vi ho aperto questo file zip che è stato scaricato, si chiama Eclipse Java Helios SR1 Win32. La cartella Eclipse deve essere unzippata, cioè spostata, con aperta. È copiata in qualche posto nel file system che vi piace. Vedete che adesso l'ho spostata, quindi sposta tutte le sue cose, e quindi a questo punto io da qualche parte sulla mia macchina ci ho installato Eclipse, vado nel direttore dove ho installato Eclipse e qui mi trovo questo bellissimo eclipse.exe con l'iconcina che è l'iconcina tipica di Eclipse, e posso lanciare questo
questo programma e lanciare Eclipse. Se tutto è andato bene, cliccando, Eclipse mi chiederà un posto dove mettere poi tutte le cose che fa, quindi voi potete tenere default ad esempio, e a quel punto lì, entrando in Eclipse, ecco, viene fuori questa bellissima finestra. Questa bellissima finestra si clicca sul workbench, e a questo punto bisognerebbe, per vedere che abbiamo fatto tutto bene, dobbiamo fondamentalmente creare un progetto. Quindi facciamo un progetto Java, siamo entrati dentro, abbiamo fatto file new Java project, e creando il progetto Java, creo un progetto, ad esempio mio primo progetto. Il progetto è un insieme di file che conterrà poi il nostro programma Java. Faccio finish, lui mi creerà, vedete, un riferimento al GRE e soprattutto un posto dove potrò mettere i miei sorgenti. Dentro SRC io posso fare il tasto destro new class, class è l'entità di base, e possiamo fare il mio primo programma. Il mio primo programma, clicchiamo qua public static void, perché questo è importante, perché se vogliamo che sia eseguibile dobbiamo metterci un metodo particolare, si chiama main. Vedremo poi prossimamente un pochino meglio. Quindi lui genera automaticamente Eclipse un programma in Java, che è questo, con dentro un metodo, quindi questo qui è la definizione della classe del mio programma, il metodo main, che è quello principale che verrà eseguito quando verrà lanciato, e all'interno di questo metodo io cancello il contenuto e farò system.out.println, che è il modo per scrivere sulla console, ciao mondo. E così abbiamo, questo qui è il primo esempio di programma Java fatto con Eclipse. Per eseguire questo programma da Eclipse è sufficiente fargli il play qua, quindi facendo run di questo programma vedrete che sotto ha scritto ciao mondo, e questo è è esattamente quello che mi aspettavo. Quindi vi ho creato un mio primo progetto e gli abbiamo fatto ciao mondo. Questo programma Java, se volessimo lanciarlo senza Eclipse, dovremmo andare dove vi ho messo. Quindi qui vedete che siamo andati sotto slash tmp o dove voi avete registrato Eclipse entrare. Entriamo dentro il mio primo progetto. Dentro il mio primo progetto vedete che c'è bin src. Src sono i sorgenti. Dentro bin sono le classi che abbiamo fatto. Mio primo programma.class è quello che ci interessa. Per lanciare questo programma da qua, da terminare, basta che facciamo java -cp. Per dirgli che i programmi si trovano nel direttorio corrente, cp la spatta, e poi scriviamo mio primo programma. Ok, e vedete che alla velocità della luce siamo riusciti a far eseguire il primo programma anche senza Eclipse. Quindi Eclipse già se l'ho servito per poterlo scrivere, ma per poterlo eseguire non abbiamo dovuto usare null'altro che l'esecutore Java e il punto class del programma. Per questa primissima lezione di Java è tutto, ci vediamo alla prossima, in cui faremo un programma Java un pochino più interessante.